Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Stiamo celebrando un'altra messa in onore della Madonna, tipica del Tempio di Pasqua, che si intitola Maria Vergine, fonte di luce e di vita. Che significano questi due titoli? La luce l'abbiamo ascoltata dal Vangelo che abbiamo appena letto, che cosa rappresenta. Gesù dice: io sono venuto come luce nel mondo, in riferimento alle parole e alla parola che lui ha annunziato. Allora, io ve l'ho annunziata perché voi possiate avere la salvezza. Chi non ci crede alle cose che dico, non le fa sue, io nemmeno lo condanno, ma quelle stesse parole che non ha voluto ascoltare e non ci ha voluto credere, lo condanneranno davanti a mio Padre. Questa è la rappresentazione della luce. Mentre la vita, dov'è che il Signore ci dà la vita? Attraverso i sacramenti della Chiesa, soprattutto quelli dell'iniziazione cristiana, che sono il battesimo, la cresima e l'Eucaristia. Quindi la Madonna fonte di vita significa la relazione che la Madonna e con lei la Chiesa hanno con questi tre sacramenti. Sia la Madonna che la Chiesa concorrono con Gesù a darci la luce, perché ci portano a Lui e ci annunciano la Sua parola, e a darci la vita, perché ci portano ai sacramenti. Allora, il discorso della luce è un discorso importantissimo. Vedete, quando una persona si avvicina alla Madonna, la Madonna le suscita, senza che se ne accorga nemmeno, nel cuore il desiderio di conoscere meglio Gesù, per forza. Se no, non ti sei accostato alla Madonna, perché la Madonna era la perfetta conoscitrice di Gesù. Nessuno conosce Dio e Gesù e quello che Gesù pensa e vuole come la Madonna. E se noi queste cose non, se noi non lo conosciamo Gesù, tutto è quasi inutile. Anche gli stessi sacramenti, quando una persona aumenta e capisce bene e ha tante conoscenze, quindi sa cosa sono, come ci si prepara, come posso utilizzare bene i sacramenti perché producono dentro di me il massimo dei frutti possibili, dispiegano al massimo la loro efficacia. Se una persona si accosta così in maniera un po' saltuaria, superficiale, la loro efficacia è molto molto limitata. Allora, conoscere Gesù e la sua parola è importantissima. Noi adesso possiamo trovarla con la devozione alla Madonna e in ascolto della Chiesa. Guardate che non è una cosa da nulla, capite? Perché conoscere o non conoscere determina una vita differente. Io funerali dico sempre, però funerali non si possono dire troppe cose in quel contesto, no? Noi come stiamo campando la vita fino ad oggi? Perché dopo arriva il giorno della morte. Noi siamo consapevoli, cioè, dobbiamo chiederci che c'è stato dopo la morte, c'è stato qualcosa dopo la morte o no? Esistono davvero il paradiso, l'inferno, il purgatorio, queste cose qui? E vanno tutti in paradiso? Cioè, se una persona ha fatto una vita sgangherata e sempre lontana da Dio, che va in paradiso? Noi dobbiamo informarci su queste cose, perché a seconda delle cose che crediamo e che conosciamo nella nostra vita è differente. Perché se io so, come insegna la Chiesa, che Dio vuole portarci tutti in paradiso, che Gesù è morto in croce per noi, ma che per andarci io devo accogliere con ciò che Gesù mi ha detto, pregare, vivere nei sacramenti e osservare i comandamenti, perché se non osservi i comandamenti in paradiso non ci andiamo, e quei comandamenti li devo conoscere, e i peccati contro i comandamenti li devo sapere, d'accordo? Altrimenti non ci posso andare in paradiso. Non è una cosa automatica, capite? Quindi Maria fonte di luce, perché ci, come dire, ci provoca la fame e la sete di conoscere la parola di Gesù. Quindi quasi uno gli viene voglia di approfondire un pochettino le cose di Dio, sappiate che c'è la mano della Madonna dietro, potete proprio esserne sicurissimi, anche se non ve ne accorgete. E poi la vita spirituale a noi ci viene soltanto dai sacramenti. Voi sapete che oggi la gente ha molto perso la percezione dell'importanza dei sacramenti. Si vede, i battesimi vengono amministrati a 4, 5, 6, 7, 8 mesi, tanto che ce fa? Che problema c'è? Se lo fai prima o dopo, che problema c'è? Secondo me non c'è nessun problema. Secondo me sì. Una volta, quando ci credevano un po' di più, io faccio le battute, no? Dico scusa. Il ragazzino, io non ho avuto la moglie, quindi non ho mai assistito a un parto, però mi dicono che il bambino che esce dal grembo della mamma è tutto sporco. C'è tutto quanto le cose del liquido amniotico, c'ha il sangue del parto, gli fa la prima cosa, fare il bagnetto, giusto? E che fretta c'è? Faglielo tra 3 mesi, che problema c'è? Tanto poi si risporca. Allora, dico, facciamo così, vogliamo fare insieme il bagnetto, facciamo prima il bagnetto e poi il battesimo, d'accordo? Il bagnetto a che serve? Serve a pulire il corpo. Ma l'anima, tu sei sicuro che nasce così pulita? Pulita nel senso che questo non c'è peccati suoi. Ma il peccato originale esiste o non esiste?
Che cosa lei li fa battezzare a fare alla chiesa ai bambini? Che cosa hanno fatto di male un bambino? Niente di personale. Ma c'è il peccato originale che non è uno scherzo. Vedete però qui, perché non fanno battezzare i bambini questo? Perché si è persa la fede, non c'è più la luce. Allora sì, vabbè, tanto è una cosa che si deve fare perché stiamo in Italia, facciamo il battezzato. Male non gli fa, d'accordo? Poi, da grande farà pure la prima comunione alla cresima, perché dopo, sai, se gli dovessero chiedere fate a padrino, famo pure il padrino. È tutto quanto, ma così non serve, capite? Che guaio. La comunione. Mo, ancora i genitori ogni tanto mandano qualche figlio a fare la prima comunione, no? Cioè, io, tutto il mondo è paese, non essere moneta. Cioè, tu per ragazzino fa la prima comunione. Al massimo viene ammessa la domenica dopo e poi è sparito. A oggi le preti, durante le prediche dobbiamo dire. Questa non è, cioè, la prima comunione, cioè, è la prima di una lunga serie di comunioni, perché proprio la comunione, per come Gesù l'ha pensata, non è stata pensata che te ne fai una e te basta con tutta la vita. La comunione va fatta con una certa frequenza, non possiamo stare troppo tempo lasciando a digiuno la nostra anima, perché la comunione, lo stesso, come il battesimo è per l'anima, come il bagnetto è per il corpo, la comunione è per l'anima come il cibo è per il corpo. Pensate a chi non si fa da 20 anni la comunione, dico, non ti fa la comunione da 20 anni? Nessun problema, non mangiare per 20 anni. Non mangiare per 20 anni. Poi non mangiare per 20 anni, se non mangi per 20 anni, dopo che sei morto. Ma sta pure l'anima tua, ma come la riduci se non ti fa la comunione per 20 anni? Capite? Oggi però... però anche se oggi non ci si crede più, queste cose rimangono vere, quindi oggi è un guaio, capite? Perché se proprio si sono perse tantissime cose, per cui le cose rimangono comunque come sono sempre state, perché queste cose non è che erano vere fino a 50 anni fa, perché oggi cambia tutto, capite? Cambia il mondo, oggi abbiamo internet, oggi abbiamo le macchine, cambieremo, cambiato pure questo. Non è cambiato niente di questo qua. Questi erano ieri e questi sono oggi. Il problema è che c'è proprio un distacco con un danno enorme, perché se tu non ascolti la parola di Gesù, tu cammini nelle tenebre. Voi provate, no? Avete visto la notte di Pasqua quando si spengono tutte quante le luci? Io guardate che ci stanno alcuni preti che vanno a fare i ritiri bellissimi con i giovani, ma sapete a un certo punto? Spengono tutte quante le luci, li portano al buio, adesso cammina. E questi, e dicono, va, e dove va per forza? Allora, camminano, si intruppano, sbattono la testa, poi c'è... Avete visto? Ecco, così cammina una persona che non c'ha più la fede, che non ci capisce più niente. È così. Così come se tu non c'hai sacramenti, la vita non ce l'hai. Se tu non mangi per una settimana, allora quanti giorni di una settimana? E te ne reggi più in piedi. Capito? Quindi la tua anima, se non attinge a qui, sta così. Quindi ha voglia di... Poi ci lamentiamo, quello è cattivo, quello è qua. Ma per forza, come fa a non essere cattivo? È cattivo per forza. Perché se non attinge dalle fonti di colui che è l'unico buono, che è Gesù, quello per forza è cattivo. Non può essere buono. Capito? Gesù dice, solo Dio è buono. Noi non siamo, voi siete cattivi. Noi siamo peccatori, noi siamo esseri umani, siamo fragili, siamo terrestri, siamo imperfetti. E se non sto in contatto con Gesù, come faccio a fare le cose buone? Per cui ci scandalizziamo che il mondo va... Perché ti scandalizzo? Io non mi scandalizzo per niente. Io, quante rare volte che poi ho il telegiornale, non tutti i giorni che sennò la voce del padrone, ogni tanto bisogna sentirlo, perché sennò se vuole da me. Io non mi scandalizzo per niente, cioè mi dispiace di sentire certe cose, ma non mi scandalizzo, perché che cosa vuoi pretendere? Capite? Da persone che ormai proprio non hanno più neanche la più lontana cognizione del bene, del Dio, che cosa ti aspetti? Che cosa fanno? Questo fanno, perché purtroppo l'uomo non è lasciato così buono, lasciato allo stato brano. Che lo vediamo, che ci sono tante cose non buone che si muovono dentro di noi, e se le lasci che crescono, che si alimentano, senza niente che le frena, senza frena dei sacramenti e di tante altre cose, va peggio, che dopo niente che facciamo qualunque cosa. Quindi sono cose brutte, sono cose che fanno tanto soffrire, ma non mi stupisco, perché è inevitabile, se uno proprio cammina a anni luce di distanza dalle fonti della vita, come dice San Paolo, cammina nella morte, fa cose brutte, fa opere di morte in sé e intorno a sé. Ecco, chiediamo alla Madonna che con la sua intercessione aiuti tutti quanti noi a ritrovare un pochino di senno e a tornare a Gesù, che è la luce e la vita, che ci viene data attraverso la sua parola e attraverso i suoi sacramenti, che noi per primo, riscoprendo l'importanza, cominciamo a viverli sempre meglio, e poi proviamo a portare in giro anche un pochettino questa povera umanità malata, eh? Quindi compito dei fedeli laici è che provino ogni tanto a dire una parola, a far ragionare qualcuno che come non ci parla, ma magari voi potete raggiungerli e dargli qualche piccola
stilla di vita perché possa riavvicinarsi alla fonte, perché altrimenti la vita degli uomini veramente diventa bruttina, e potrebbe essere, se la vivessi in comune con Gesù, bellissima e meravigliosa. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.